Marcin Bukowski, direttore esecutivo Renault Formula 1, siamo alla presentazione della RS20. Che vettura si aspetta per questa stagione? Ah, questa è una domanda molto difficile, perché alla fine noi abbiamo lavorato duro durante l'inverno, soprattutto per migliorare la macchina dell'anno scorso e per risolvere i problemi che abbiamo avuto. Sappiamo quello che abbiamo fatto noi, ma è un sport relativo la Formula 1, quindi non sappiamo cosa hanno fatto gli altri. E quello lo vedremo a Barcellona un po' e soprattutto a Melbourne dopo la qualifica. Ci aspettiamo una macchina migliore dell'anno scorso, ovviamente abbiamo lavorato molto sulle sue debolezze, quanto l'abbiamo migliorata rispetto agli altri, vedremo. Sappiamo che avete lavorato anche sul reparto sospensivo, sul cambio, sulle dimensioni, quindi avete rastremato un po' la scatola del cambio, quindi una macchina molto aggressiva da quanto ci avete comunicato in conferenza stampa. La macchina che è veramente un'evoluzione l'anno scorso, perché abbiamo fatto questa scelta di concentrarsi sulle debolezze della macchina dell'anno scorso, ma anche concentrarsi sulle zone che danno il più ritorno sull'investimento in termini di performance. Quindi questo ovviamente l'aerodinamica e tutti i sistemi di sospensione. Abbiamo fatto una scelta di tenere una base della macchina, quindi telaio, cambio, elementi strutturali molto simili a quello dell'anno scorso. Quindi ovviamente il focus era aerodinamica e sospensione. Il 2021 è praticamente alle porte. Avete già una deadline entro la quale il focus sarà totalizzato sulla macchina del 2021? Abbiamo già la gente che lavora sul progetto 2021, perché ovviamente è un grosso progetto e abbiamo voluto iniziare presto. La questione, la domanda di quando passiamo il 100% del nostro focus su 2021 è una domanda difficile, perché dipenderà anche di come va la stagione 2020. Quindi al momento abbiamo un piano di quando sviluppiamo la macchina in quest'anno, quanti upgrade portiamo, fino a che gara, però questo piano ovviamente oggi vale, domani può cambiare. Annullamento o meglio spostamento con possibilità di annullamento del Gran Premio della Cina, come può incidere sull'evoluzione della vettura, o meglio sull'apporto di aggiornamento della vettura? Allora, l'ho detto in conferenza stampa, abbiamo un piano di sviluppo molto aggressivo, perché come abbiamo cambiato tante cose sul concetto aerodinamico della macchina, non tutto sarà pronto per il primo test, non tutto sarà pronto per il secondo, quindi porteremo degli upgrade alla prima gara, alla terza gara, e c'era anche un piano di portare un pacchetto alla quarta gara, che ovviamente adesso non c'è più, o ci sarà una quarta gara, però sarà in Zandvoort, quindi questo cambierà un po' i nostri piani, e dovremo ovviamente, una cosa che sapevamo, che c'è una grande probabilità che non andremo in Cina, quindi dobbiamo adesso rivedere il nostro piano di sviluppo, vedere cosa possiamo anticipare per portarlo alla terza gara, e quello dovremmo portare alla quinta adesso. Ultima domanda: sulla carta avete una coppia piloti molto forte, Daniel Ricciardo, che è con voi dall'anno scorso, e Esteban Ocon, pilota francese su macchina francese, provenienza scuola Mercedes nell'ultimo periodo. Cosa si aspetta adesso, ragazzi? È una coppia di piloti molto, molto forte, come dicevi, ovviamente Daniel che ha più esperienza, Esteban che è più giovane, ma che ha già provato, che è veloce e che è competente nelle squadre che ha guidato prima. E poi ha l'esperienza di quest'anno in Mercedes, lavorando con la miglior squadra, lavorando con Lewis, che è uno dei migliori piloti. Come coppietta hanno un buon rapporto insieme, ovviamente hanno una buona dinamica, ridono tra di loro, quindi questo è molto positivo. Sono sicuro che lavoreranno bene insieme dal punto di vista tecnico e come feedback. Quanto vicini saranno in pista, ovviamente, però è una cosa positiva, si spingono tra di loro, e penso che per la squadra è veramente una buona cosa di avere due piloti così competitivi. Perfetto, grazie mille, ci vediamo a Barcellona. Allora. Prego, grazie.